Buonasera a tutti, sono una studentessa tutor responsabile del Dipartimento di Medicina Molecolare dello Sviluppo e niente, volevo dire ai ragazzi che si stanno collegando di disattivare il microfono e se già volete iniziare sulla chat è possibile per voi inserire qualche adesione riguardo ai vari corsi di laurea a cui siete interessati e magari iniziare a scrivere qualche domanda che poi riporteremo in fondo alla presentazione in modo tale da poter rispondere a tutti i vostri dubbi e chiarire ogni cosa, ecco. Magari anche man mano durante la presentazione potete scrivere nella chat e poi man mano leggeremo e raccoglieremo tutte le vostre domande, tutti i vostri dubbi. Se ci siete, mi sentite, fate un cenno. Sì, io ti sento. Perfetto. Se volete iniziate a scrivere, per gli altri mi raccomando durante la presentazione cercate di disattivare l'audio quantomeno per evitare degli echi o comunque rimbombi, diciamo, dal punto di vista tecnico non sono molto utili alla presentazione. Quindi iniziate a scrivere nella chat se avete già qualche domanda. Oh, e soprattutto se avete qualche interesse particolare per quanto riguarda i corsi di studi del Dipartimento di Medicina Molecolare dello Sviluppo, che adesso andremo ad elencare, però man mano se avete già voglia di scrivere potete farlo. Sappiamo se è finita la riunione generale oppure se ancora è in Sì, corso. è finita. Infatti i ragazzi ci stanno raggiungendo. Per chi adesso si è collegato, rinnovo il saluto. Sono la studentessa tutor che gestirà insieme ai docenti e a tutti i responsabili del Dipartimento di Medicina Molecolare dello Sviluppo questa presentazione. E saluto tutti i ragazzi che si stanno collegando. Innanzitutto informo appunto, cioè, dell'esistenza di una chat e quindi già se avete voglia di scrivere qualche domanda e soprattutto le vostre preferenze riguardo ai corsi di studio di questo dipartimento, potete già scriverlo e collezioneremo le vostre domande, le vostre adesioni durante il corso della presentazione e alla fine della presentazione cercheremo di esaudire ogni questione, ogni dubbio, ogni domanda. Se riuscite tutti a sentirmi, mi raccomando, eventualmente se ci sono difficoltà di ogni tipo, segnalatecelo anche in chat. Buonasera a tutti. Salve. Io sono il delegato dell'orientamento del Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, Federica Pessina, e oggi, come appunto sapete, vi è già stato detto, parleremo dei corsi, di alcuni corsi triennali e di alcuni corsi magistrali. Ci sono presenti i docenti di ogni corso di laurea che afferisce al nostro dipartimento e ci sono anche studenti dei vari corsi di laurea. Quindi potete tranquillamente farci domande sulla chat, dopodiché se volete potete anche comunicare, oltre che con i docenti, anche con alcuni studenti, se vi fa piacere sentire l'esperienza di alcuni studenti che stanno facendo o hanno fatto il corso di laurea di cui vi parleremo. Per iniziare, allora, lascerei intanto la parola al direttore del Dipartimento, il professor Vincenzo Sorrentino, che vi illustrerà un po' il nostro Dipartimento e come è strutturato e come sono gestiti i vari corsi di laurea. Dopodiché, faremo una presentazione generale sui corsi di laurea, appunto.
Quindi lascio la parola al direttore. Bene, buon pomeriggio, benvenuti. Io sono Vincenzo Sorrentino, l'attuale direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, e vi do il benvenuto a questa giornata di presentazione in cui presentiamo i corsi di laurea triennale e magistrale del nostro Dipartimento. Come avete visto dal programma, c'è una breve introduzione da parte mia, dopodiché seguiranno le presentazioni un po' più dettagliate, ovviamente, dei corsi, e saranno i corsi di laurea triennale, i primi che presentiamo, e questi saranno il corso di biotecnologie, presentato dalla professoressa Rossi, il corso di ostetricia, presentato dalla dottoressa Laimo, e il corso di tecniche della prevenzione del professor Lazzari. Dopo di questi avremo ancora una presentazione che riguarderà invece i corsi di laurea magistrale, e la biologia sanitaria sarà presentata dalla professoressa Cavarra, il corso di Human Reproduction dalla professoressa Piomboni, il corso di scienze infermieristiche invece dal dottor Pallassini. A seguito di questo avremo tempo di fare qualche domanda e discutere e chiarire eventuali vostri dubbi o necessità di discussione. Ovviamente io vi ho detto che abbiamo corsi di laurea triennali e magistrali. In pratica, dopo la scuola di secondo grado potete avere accesso o a lauree specialistiche a ciclo unico, come quella di medicina, quindi 6 anni completi, oppure potete fare dei corsi che sono quello di laurea, che è triennale, che poi dà la possibilità di accedere alle lauree specialistiche, che sono biennali. La formazione universitaria si continua eventualmente in un terzo livello, che è quello del dottorato di ricerca o quello dei corsi di specializzazione. Come presentazione del Dipartimento posso dirvi che noi siamo 44 docenti che appartengono a diverse discipline. Alcune sono più caratterizzate da un'attenzione alla ricerca di base, altre a una ricerca più preclinica, mentre altre ancora sono decisamente caratterizzate da argomenti di ambito clinico. E il Dipartimento segue 3 corsi di laurea triennale di cui è titolare. Il corso di biotecnologie, quello di ostetricia e quello di tecniche della prevenzione. Abbiamo anche la titolarità di 3 corsi di laurea magistrale e quindi siamo responsabili di un corso in biologia sanitaria, uno di scienze infermieristiche e ostetriche e un corso di Biotechnologies of Human Reproduction. Quest'ultimo corso ovviamente è in inglese. Il Dipartimento inoltre è cotitolare e quindi partecipa agli insegnamenti del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia. Il Dipartimento offre anche un terzo livello di formazione mediante il dottorato di ricerca in medicina molecolare e mediante 6 scuole di specializzazione che sono appunto gestite dai docenti del Dipartimento, e queste includono la specializzazione in pediatria, quella in ostetricia e ginecologia, quella in psichiatria, la scuola di igiene e medicina preventiva e la scuola di patologia clinica e biochimica clinica per medici e quella di patologia clinica e biochimica clinica per laureati non medici. Brevemente, il corso in biotecnologie cosa fa? Vuole formare dei laureati che hanno una solida preparazione biologica nell'area, diciamo, dei meccanismi molecolari e cellulari, ma anche pensa di occuparsi anche degli aspetti un po' più sistemici di insieme. Quindi ci sono frequenze di corsi di laboratorio, ci sono tirocini per poter acquisire conoscenze strumentali e esperienza proprio pratica di laboratorio. Questo è molto legato anche a quelli che sono, diciamo, la caratteristica del territorio senese col suo contesto di aziende che lavorano appunto nell'ambito biotecnologico. L'altro corso di ostetricia ovviamente tende a formare una figura professionale che si occupa dedicata all'assistenza della donna nella gravidanza, durante il parto e nel puerperio. Questi sono corsi che hanno quindi una loro attività professionale legata a strutture sanitarie pubbliche o private, e quindi un'attività, diciamo, in dipendenza con queste strutture, anche un'attività libero professionale.
Il corso di tecniche della prevenzione si occupa invece a formare dei professionisti che dedicati alla promozione e tutela della salute, e questa diciamo agisce a vari livelli, diciamo, sia nel pubblico che nel privato, si occupa di alimenti, si occupa di igiene, ambiti di interesse veterinario o di sanità pubblica, decisamente una formazione che ha un orizzonte molto ampio. I corsi di laurea magistrale invece sono, in questo caso, biologia sanitaria, che cosa fa? Vuole formare un biologo, ma un biologo con competenze specifiche nel campo delle scienze biomediche e sanitarie. Quindi la formazione verso un mercato del lavoro legato a laboratori di analisi di vario tipo, alimentari, genetiche, istologiche, biochimiche. Questo ovviamente ha un interesse, una valenza nel settore della sanità pubblica, ma anche nelle strutture, diciamo, delle industrie farmaceutiche. Ovviamente poi è possibile, con la formazione di questo corso, accedere eventualmente a un dottorato o a una scuola di specializzazione. Il corso Biotechnologies of Human Reproduction invece è un corso caratterizzato da una formazione molto ben definita che va verso un tipo di professionista con capacità e conoscenze teoriche e pratiche nel campo della biologia della riproduzione. Quindi il corso si occupa dello studio di embrioni, ma fondamentalmente tutto quello che è inerente al campo della fertilizzazione in vitro. Il corso è fatto ovviamente in inglese e anche in questo caso, essendo una laurea magistrale, si può poi seguitare anche con un dottorato di ricerca o con un corso di specializzazione. E con questo ho fatto un breve excursus di quello che il Dipartimento può offrire, e con questo vi auguro buon lavoro e lascio ai miei colleghi il campo per darvi spiegazioni ancora più esaustive. Buon lavoro. Allora, avete sentito il direttore che ha presentato appunto in maniera completa la struttura del Dipartimento, e a questo punto, per andare un po' più nel dettaglio dei corsi di laurea, lascerei la parola alla studentessa tutor Roberta Gasparro, che parlerà un po' dei corsi di laurea del Dipartimento, dopodiché, appunto, vi ripeto, i docenti sono e gli studenti sono a disposizione per le vostre domande. Anzi, nel frattempo che ascoltate la presentazione, vi preghiamo di scrivere tranquillamente sulla chat e di fare le vostre domande, che alla fine della presentazione verranno discusse. Lascio la parola a Roberta. Buonasera a tutti, ciao a tutti. Allora, rinnovo l'invito che ha fatto la professoressa Pessina, appunto, di scrivere nella chat anche eventualmente il vostro interesse per qualche corso di laurea in particolare che andrò a presentare in questo momento. Quindi iniziamo. Allora, ok. Allora, come ha detto il professor Sorrentino, appunto, questo dipartimento è un melting pot appunto di lauree. In particolare abbiamo lauree triennali, che è quella appunto di biotecnologie, e quelle delle professioni sanitarie, sono quelle di ostetricia, di tecniche della prevenzione nell'ambiente, nei luoghi di lavoro. Aspetta, scusa. Sì. Ti interrompo un attimo perché non ci stai presentando effettivamente la presentazione. Cosa è successo? È un'altra scheda. Guarda, se interrompi e la ripresenti. Ok, scusate. Si vede?
Sì, perfetto. Ok, scusate ancora. Allora, quindi dicevo, le lauree triennali, quindi biotecnologie e le lauree delle professioni sanitarie che andremo a presentare sono ostetricia e tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Per quanto riguarda invece le lauree magistrali, quindi la prospettiva che poi avete futura per quanto riguarda queste lauree, saranno la biologia sanitaria, e biotechnology of human reproduction e la laurea magistrale per le professioni sanitarie di scienze infermieristiche ed ostetriche. Partiamo con le lauree triennali. Allora, abbiamo detto biotecnologie, è una laurea triennale, quindi durata 3 anni, a sede a Siena, e conseguirete appunto all'interno di questa laurea 180 CFU. È una laurea che ha un corso di laurea a numero programmato, quindi prevede un test d'ingresso che poi andremo a considerare nei suoi dettagli. Innanzitutto, come diceva il professor Sorrentino, questo corso di laurea fornisce una preparazione biologica di base che comunque spazia dalla parte molecolare a quella cellulare, quindi avrete poi come prospettiva lavorativa una prospettiva lavorativa molto ampia. Ovviamente il corso di laurea si basa non soltanto sulla didattica frontale, quindi con il conseguimento dei vari esami, ma anche con la frequenza di corsi di laboratorio chimico, biologico, informatico e anche dei tirocini. Quindi avrete anche una conoscenza non soltanto teorica, ma anche pratica molto importante. Lo sbocco occupazionale, abbiamo detto, il corso consente di conseguire in un secondo momento l'abilitazione alla professione di biologo junior e di trovare quindi sbocchi lavorativi di diverso tipo nella ricerca e delle scienze chimiche farmaceutiche, biologiche, mediche, ma anche come tecnici di laboratorio biochimico dei prodotti alimentari. Ovviamente, come vi dicevo, la cosa fondamentale è la prova di ammissione. A causa appunto dell'emergenza Covid, ma in generale appunto avremo ancora queste le informazioni riguardanti la prova di ammissione, sono ancora da definire, ma sappiamo già, in base anche alle informazioni riguardanti i bandi degli scorsi anni, quanti sono appunto i posti. Sono circa 72 appunto per i cittadini comunitari e non comunitari equiparati, 2 per i cittadini non comunitari residenti all'estero e soltanto 1 per il progetto Marco Polo. Passiamo adesso a ostetricia. Allora, per quanto riguarda l'ostetricia, è un corso di laurea che forma laureati, in questo caso abilitati alla professione sanitaria di ostetrica. In questo percorso formativo, le lezioni frontali e lo studio individuale sono strettamente interconnessi con il percorso di tirocinio clinico, quindi non soltanto laboratori, esercitazioni, ma anche frequenze reparto. L'ostetrica è una figura appunto qualificata che interviene nell'assistenza della donna nel periodo della gravidanza, durante il parto, e conduce e porta a termine parti autociti con propria responsabilità e presta assistenza al neonato. Ovviamente, spazia da un'attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, regime di dipendenza o libero professionista. Sia per ostetricia che per tecniche della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro, essendo appunto professioni sanitarie, avremo un test appunto di ingresso. Andremo a presentare appunto questo corso di laurea in tecniche della protezione dell'ambiente nei luoghi di lavoro, in cui appunto il professionista sanitario è impegnato nella promozione e tutela della salute pubblica e svolge questa professione in vari ambiti. Ovviamente anche qui il corso di laurea prevede il conseguimento di 180 CFU a sede a Siena ed è articolato appunto su sia il conseguimento di alcuni esami che di un tirocinio, quindi un'attività formativa finalizzata alla maturazione di specifiche capacità professionali. Ovviamente anche qui il lavoro spazia dal servizio, da un impiego a livello del Servizio Sanitario Nazionale, ma anche a livello di servizi di prevenzione, controllo e vigilanza. Abbiamo detto che questi 2 corsi di laurea sono a numero programmato. Per adesso sappiamo che la data è il 9 settembre 2020, ovviamente questo dovrà essere accertato dai provvedimenti che verranno presi proprio in relazione a questo periodo emergenziale. Però sappiamo
che in base appunto ai bandi 2019-2020 orientativamente il numero di persone che vengono ammesse a questi corsi di laurea. Abbiamo quello di ostetricia, generalmente sono 15 cittadini comunitari e non comunitari equiparati, uno non comunitario residente all'estero e uno per il progetto Marco Polo. Mentre per tecniche della prevenzione dell'ambiente nei luoghi di lavoro, nel 2019-2020 erano 24 più 2. Sappiamo invece, diciamo, che la composizione del test è così fatta, diciamo che il tempo assegnato solitamente di 100 minuti è costituito da 60 quesiti a risposta multipla, in cui abbiamo 5 opzioni di risposta, in cui il candidato ne deve scegliere soltanto una. È così composto il test, abbiamo questi 60 quesiti, di cui solo 12 di cultura generale, 10 di ragionamento logico, 18 di biologia, 12 di chimica e 8 tra fisica e matematica. Ovviamente per la valutazione della prova si considerano per ogni risposta esatta 1,5 punti, meno 0,4 punti per risposte errate, mentre 0 punti per le risposte omesse. Il massimo di punteggio ottenibile è quello di 90 punti. Per quanto riguarda invece le lauree magistrali, quindi lo sbocco che potete avere in un secondo momento, avremo per biologia, abbiamo il corso di laurea in biologia sanitaria con il conseguimento di 120 CFU in 2 anni, che ha sede a Siena. Ha come obiettivo la formazione di un biologo con competenze specifiche nel campo delle scienze biomediche e sanitarie. Questa figura può essere, diciamo, essenziale in alcuni laboratori di analisi, da quelli alimentari, genetiche, istologiche, biochimiche, sia nel settore della sanità pubblica che quella privata. Quindi, diciamo che c'è un ampio ventaglio di possibilità per i laureati nella magistrale della biologia sanitaria. Quindi diciamo che anche qui il percorso si articola su lezioni frontali, quindi il conseguimento di esami, e esercitazioni in aula e laboratori. Ovviamente anche qui il requisito di accesso è basato su una laurea, appunto, che avrete, una laurea triennale che avrete conseguito in precedenza, quindi o del campo delle scienze biologiche, biotecnologie, o tecniche di laboratorio biometrico, oppure la quinquennale di scienze biologiche. Essenzialmente, e sono questi i criteri di base, quindi rappresentati dalla valutazione del percorso di studi. Invece, un altro tipo di magistrale che andiamo a considerare appunto a Siena è Biotechnologies of Human Reproduction, sempre qui durata di 2 anni, col conseguimento di 120 CFU. La particolarità è che questo corso di laurea è in inglese. Anche qui avremo una valutazione dei requisiti curricolari dello studente per l'ingresso. È erogata in lingua inglese tramite lezioni frontali, lezioni pratiche e tirocini di laboratorio. Qual è, diciamo, chi forma, diciamo, questo corso di studi? Allora, innanzitutto gli studenti durante questa magistrale acquisiscono delle conoscenze e specifiche competenze per gestire, trattare in vitro, coltivare, crioconservare gameti ed embrioni umani, per effettuare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, come diceva il professor Sorrentino, di primo, secondo e terzo livello, e gestire laboratori specializzati e dedicati alla fecondazione assistita. Questo percorso formativo al momento è l'unico in Toscana. Gli sbocchi professionali anche qui sono diversi. Abbiamo detto operatore, responsabile e coordinatore nei laboratori di procreazione medicalmente assistita, operatore, responsabile e coordinatore in centri di seminologia, operatore, responsabile e coordinatore delle banche biologiche per la conservazione di cellule e tessuti riproduttivi, ricercatore e biotecnologo in centri di ricerca privati che operano nel settore della fisiopatologia della riproduzione umana in ambito nazionale e internazionale, oltre che dirigente e operatore di laboratorio biotecnologico e farmacologico. Anche qui i requisiti dell'accesso sono, oltre a una laurea afferente all'area delle biotecnologie, scienze biologiche, biologia, biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, oltre che medicina e chirurgia, farmacia e farmacia industriale, abbiamo necessità appunto del possesso della certificazione della conoscenza della lingua inglese a livello B2, proprio perché il corso è strutturato in lingua inglese. Ora ci dedichiamo alle magistrali delle scienze infermieristiche e ostetriche, anche qui durata di 2 anni, sede a Siena, e consiste nel conseguimento appunto di 120 CFU articolati, lezioni frontali, esercitazioni in aula e nei laboratori, oltre che il tirocinio.
Quindi anche qui, diciamo, è il passo successivo rispetto alla triennale in professioni sanitarie e permette di acquisire elevate competenze nei processi gestionali, formativi e di ricerca nel complesso delle professioni sanitarie, quindi di infermiere e ostetrica. Quindi anche qui abbiamo un test di accesso, essendo corsi a numero programmato. Gli sbocchi occupazionali sono veramente diversi. Avremo appunto impiego all'interno di aziende ospedaliere, sanitarie locali, private, o comunque residenze sanitarie assistenziali, diversi tipi, diciamo, di impieghi. E ovviamente i laureati in scienze infermieristiche e ostetriche, quindi nella magistrale, organizzano e gestiscono sia servizio infermieristico ospedaliero, che ostetrico, neonatologico, distrettuale e domiciliare, che infermieristico poliambulatoriale, oltre che appunto un lavoro, avranno un lavoro all'interno di sala parto, nei consultori familiari, oltre che appunto gestiranno il servizio infermieristico in strutture di ricovero a bassa intensità di cura, riabilitative o sociosanitarie, oltre che strutture residenziali. La modalità di ammissione è basata appunto su requisiti curricolari e prova vera e propria, quindi di base bisogna avere una laurea in scienze infermieristiche ed ostetrico, comunque titolo estero equipollente, quindi bisogna avere una laurea triennale di questo tipo. E poi ci sarà la valutazione di una prova di ammissione. Ovviamente questa prova di ammissione sarà articolata in un certo modo. La data si sa è il 30 ottobre 2020, anche qui purtroppo, diciamo, in base alle disposizioni a causa della situazione emergenziale non si sa appunto di preciso quali siano le altre diciamo informazioni riguardo alla prova di ammissione, ma verranno man mano aggiornate sul sito dell'università. I posti disponibili a Siena nell'anno precedente erano 20 per i cittadini comunitari e non comunitari equiparati, mentre 2 per il progetto Marco Polo. Il tempo assegnato per la prova è di 2 ore, avremo 80 quesiti con risposta multipla, 5 risposte a disposizione, di cui solo una è corretta, e sarà articolato in questo modo: 32 quesiti di teoria e pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie, all'interno, diciamo, considerate nell'area della laurea magistrale di interesse, 18 di cultura generale e ragionamento logico, 10 di regolamentazione della professione sanitaria ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse e legislazione sanitaria, 10 di cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese, e 10 di scienze umane e sociali. Anche qui un punto per ogni risposta esatta, meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata, 0 punti per risposte non date. Il punteggio massimo è di 100 punti. Abbiamo detto che i requisiti, quindi i titoli del candidato, verranno considerati per l'ammissione e saranno massimo 20 punti, 80 punti invece verranno considerati come massimo per la prova scritta. Ovviamente abbiamo detto che tutte le informazioni sulle procedure sono in pubblicazione o comunque sono in aggiornamento, quindi mi raccomando, tenete sotto controllo il sito dell'università e i dipartimenti di interesse per la pubblicazione di bandi e le informazioni riguardo alla prova di ammissione, in particolar modo quelle dedicate appunto ai corsi a numero programmato. Per tutte le informazioni vi segnalo anche la nuova piattaforma Orientarsi, che è una piattaforma molto importante dell'Università di Siena. Vi ho allegato appunto il link orientarsi.unisi.it, in cui ci sono diversi tipi di contenuti, tutti basati su 4 macro aree che sono Scelgo, Studio, Vivo e Lavoro. Questi contenuti che vi ho presentato sono nell'area studio e potete cercarli suddivisi in lauree triennali e magistrali cliccando appunto sulle cosiddette parole chiave. Adesso vorrei lasciare la parola ai vari docenti, ma prima di farlo vi segnalo anche il servizio per contattare appunto non soltanto i docenti dei vari dipartimenti responsabili, ma anche noi studenti tutor, che siamo appunto delle figure importanti per poter eventualmente darvi informazioni riguardo all'orientamento in ingresso, in itinere e in parte anche alla fase molto ostica a volte dell'immatricolazione. Quindi per qualsiasi cosa, anche su informazioni riguardanti le borse di studio, le mense, le residenze universitarie, potete contare su di noi. Questi sono i nostri contatti, magari li pubblicheremo oppure li metteremo anche alla fine per chi voglia segnarseli.
e abbiamo anche la pagina Facebook. Questi sono gli altri contatti per quanto riguarda appunto l'ufficio servizio agli studenti dell'area sanitaria, e il tutto lo potete trovare a livello appunto del link che vi ho messo del Dipartimento di Medicina Molecolare dello Sviluppo. A questo punto lascerei la parola ai docenti responsabili. Abbiamo dato la parola prima al direttore del dipartimento, ora man mano la professoressa Pestina vi presenterà i vari professori per porre le vostre domande, e magari loro spenderanno altre parole per poter darvi maggiori dettagli riguardo i corsi di laurea. Grazie dell'attenzione. Grazie Roberta. Allora, procediamo con le domande. Inizierei dal corso di laurea delle biotecnologie, dove ci sono state diverse richieste di domanda, e quindi farei rispondere al presidente del comitato per la didattica, che è la professoressa Daniela Rossi, e inizierei con la domanda classica, diciamo, che tutti in genere fanno, e quali sono gli sbocchi di lavoro, e poi passerei a rispondere alle altre domande sulla prova di ammissione, in particolare quali sono le materie della prova di ammissione, e via via insomma, vediamo quali altre ci sono. Per quanto riguarda il secondo i passaggi, anche quello ve lo può dire la professoressa Rossi, se possono essere convalidati o meno gli esami del corso di laurea in biotecnologie per i vari passaggi. E altra domanda era su il progetto Marco Polo, che cosa è e come verranno fatte le elezioni l'anno prossimo. Questo purtroppo nessuno, ve lo anticipo anche io, nessuno ve lo può dire come possono essere fatte le elezioni l'anno prossimo, come saranno, se saranno in aula tutti insieme, se saranno miste, se saranno, probabilmente dipende anche dal numero di studenti, dalle capacità delle aule e da come procederà la situazione del virus. Se tutto va bene, tutto rientrerà nella normalità, però nessuno questo ce lo può dire. Quindi lascerei la parola alla professoressa Rossi, e poi dopo passiamo alle altre domande per i corsi di laurea delle professioni. Ci sei, Daniela? Laurea magistrale, ok, vai. Ok, allora, se permettete, volevo soltanto segnalarvi un evento, anche questo verrà fatto online, per chi avesse delle curiosità in più proprio sulle biotecnologie in generale, perché qui abbiamo poco tempo e non abbiamo modo ovviamente di entrare nell'argomento. Vediamo se ce la faccio. Ditemi se mi vedete. Riuscite a vedere? Sì, sì, si vede. Ok, allora, questo è un evento organizzato dalla Conferenza Nazionale Permanente dei Corsi di Studio in Biotecnologie e da Asso Biotech, che si occupano proprio di biotecnologie, quindi è proprio aperto agli studenti delle scuole superiori per spiegarvi un po' che cosa sono le biotecnologie, quali campi di applicazione sono attualmente presenti sia in Italia che eventualmente anche all'estero, e si terrà appunto il 29 maggio. Come vedete, potete tranquillamente registrarvi e appunto partecipare se avete delle curiosità in merito. L'altra cosa generale che volevo dirvi è parlare di biotecnologie è un pochino è importante adesso, perché le biotecnologie forse sono una delle discipline che ha subito maggiori espansione negli ultimi anni, e come vedete ci sono tanti campi di applicazione delle biotecnologie. Il nostro corso di laurea si considera un po' un corso di laurea, diciamo, generalista, nel senso che dà delle informazioni di base sui sistemi biologici, ma anche sulle biotecnologie vegetali, sulle questioni legali ed etiche. Non abbiamo un vero e proprio indirizzo, anche se siamo un pochino più
tendenti verso le biotecnologie cosiddette rosse, quelle mediche, che oggi nostro malgrado sono particolarmente protagoniste, perché sapete che tutto il mondo è a caccia di un vaccino contro il coronavirus. E molti dei nostri dei corsi del corso di laurea in biotecnologia a Siena hanno un'impronta applicativa nel campo medico. Ora però ho bisogno di che mi ricordiate le domande, perché mi sono già persa. Quindi mi sembrava che una domanda fosse sulla sbocchi professionali. Sì, e sulle materie del test anche. Allora, ritorno con la presentazione, così vediamo un po' le materie del test. Ce n'è anche un'altra, Daniela, che riguarda la differenza tra, in termini di sbocchi, tra le biotecnologie e le biotecnologie mediche, al di là del fatto che una è una laurea triennale e una è una specialistica. Sì, allora, le biotecnologie, come avete visto, vi permettono di acquisire l'abilitazione come biologo junior. Il biologo junior può avere sbocchi occupazionali in diversi laboratori, come avete sentito anche dalla presentazione della nostra studentessa tutor. Il biologo junior è riconosciuto dall'ordine dei biologi. Non esiste un ordine dei biotecnologi, ma i biotecnologi fanno parte dell'ordine biologi, che poi al suo interno appunto ha delle piccole sottosezioni che permettono di acquisire l'abilitazione appunto o di biologo junior o di biologo. Quello che posso dirvi in generale è che la stragrande maggioranza dei nostri studenti, credo più del 95%, non si ferma alla laurea triennale, ma prosegue la propria formazione con una laurea magistrale, pur rimanendo il fatto appunto che anche già con una laurea triennale potete comunque lavorare in un laboratorio biomedico, ad esempio. Il test d'ingresso, allora posso anche qui farvi vedere quello che era valido per gli scorsi anni e che dovrebbe rimanere valido anche per quest'anno per quanto riguarda le materie del test d'ingresso. Allora, abbiamo 60 quesiti ripartiti in questo modo, nel modo che vedete nella presentazione: 5 domande di matematica, 6 di fisica, 6 di chimica, 20 di biologia, 5 di logica e cultura generale, 10 domande di lingua inglese, 8 domande di conoscenze di basi dell'informatica. Ovviamente sono tutti, è un livello di preparazione delle scuole superiori, quindi niente di particolarmente complesso. La ripartizione potrebbe subire delle lievi modifiche, perché dipende appunto da come andremo ad impostare quest'anno il test d'ingresso, ma così a grandi linee, in linea generale, in linea di massima, queste sono le materie che verranno prese in considerazione per il test d'ingresso. Di nuovo, non so dirvi se verrà fatto in presenza, cartaceo o online, perché ancora non abbiamo nessuna informativa né da parte del Ministero né da parte dell'Ateneo. C'era qualcos'altro? Progetto Marco Polo. Il progetto Marco Polo è riservato a studenti cinesi che vogliono venire a studiare a Siena. Per le medical biotechnologies, una studentessa sta chiedendo, però gli sbocchi, allora, delle medical biotechnologies, il corso di laurea di medical biotechnologies è nell'altro dipartimento di area medica, comunque qualcosa vi si può dire, anche noi, anche perché dopo la triennale in biotecnologie vi potete tranquillamente iscrivere alle Medical Biotechnologies qui a Siena, che è la magistrale, appunto, per finire il percorso di studi. Daniela. Sì, certo, rappresenta un po' lo sbocco naturale dei laureati in biotecnologie qui di Siena, ma ovviamente il laureato in biotecnologie di Siena può accedere a qualunque altra laurea magistrale,
le due che sono gestite dal nostro dipartimento, ma anche le altre gestite da altri Atenei o nell'Ateneo di Siena, per esempio, nei dipartimenti di Scienze della Vita. Quindi per quello non c'è nessuna restrizione. Una data indicativa per il bando di biotecnologie, per l'accesso? Allora, anche su quella ci hanno un attimino chiesto di aspettare, perché dipendiamo un po' dall'organizzazione dei test d'ingresso di medicina e delle sanitarie, però sarà sicuramente entro i primi 10 giorni di settembre, 10-12 giorni di settembre. Ok, se ci sono dei testi dove studiare, chiedono anche per le prove. Allora, non mi risulta che ci siano testi simili a quelli che sono disponibili per il test d'ingresso di medicina. Vi ripeto, la preparazione è quella di una scuola superiore, un liceo, quindi non mi risulta appunto che ci siano dei testi specifici per le biotecnologie, a quanto ne so. Ok, poi per i crediti per medicina chiedeva qualcuno, per il passaggio eventualmente dopo il primo anno a medicina? Da biotecnologia a medicina? Questo dipende dal comitato della didattica del corso di laurea in medicina, che può decidere in accordo con i docenti di medicina di convalidare in pieno oppure parzialmente i crediti acquisiti a biotecnologia. Questo non dipende da noi. Ok. E un'altra domanda arrivata ora: le differenze tra biotecnologia, biologia sanitaria e chimica e tecnologia farmaceutica. Vai tu. Biotecnologia intanto è una triennale, quindi presuppone che poi ci sia il proseguimento, sia una magistrale, quindi o in biologia sanitaria o non in chimica e tecnologia farmaceutica, perché quella è una laurea di 5 anni già da sola, quindi chimica e tecnologie farmaceutiche, che non mi ricordo se c'è domani l'orientamento o se c'è già stato. Comunque è una laurea magistrale che dà un tipo di sbocchi sicuramente simile, ma diverso a seconda di quello che viene fatto dopo le biotecnologie, perché le biotecnologie, la triennale apre tutta una serie di possibilità e dipende poi dalla magistrale che viene scelta, quindi si dice male quali possono essere gli sbocchi con esattezza delle biotecnologie rispetto a quelle della chimica e tecnologia farmaceutica. Dipende un po' dalle magistrali che uno sceglie successivamente al corso triennale. Quell'altra è un po' più chimica, quindi diciamo le aziende chimiche sono sicuramente magari possono preferire un chimico, uno studente proveniente da CTF piuttosto che magari da un biotecnologo, in particolare se ha seguito una magistrale sanitaria. È chiaro che anche di biotecnologie, non su Siena ma in altri posti, ci sono anche biotecnologie di tipo farmaceutico e quindi al solito ci si riavvicina al percorso chimico, quindi dipende tutto dal percorso che uno decide di fare successivamente. Diciamo che le biotecnologie, la laurea triennale vi lascia un'apertura a più settori, ecco, a seconda poi del tipo di magistrale che uno sceglie di prendere. Il fatto che non abbia proprio un indirizzo specifico forse vi avvantaggia nel fatto che potete un pochino guardarvi intorno in diversi settori, avete una preparazione un po' ampia in diversi campi e quindi già durante i 3 anni di corso potete rendervi conto di che cosa vi piace di più fare, di che cosa vi interessa di più e vi permette appunto di poi accedere a lauree magistrali indirizzate in diversi gli ambiti, in diversi campi. Okay.
Allora, per quanto riguarda, ci sono varie domande su biologia sanitaria e differenze con altre lauree magistrali anche, quindi direi eventualmente a questo punto di allora definire con le triennali, perché mi sembra c'era qualcosa anche per l'ostetricia, ora ci riguardo qualche domanda. Sì, c'erano due domande sull'ostetricia. Una era pertinente alla possibilità di alle difficoltà di accesso al corso di ostetricia, ed un'altra invece era una domanda relativa alla possibilità di riconoscere gli esami o alcuni esami del primo anno del corso di laurea in infermieristica. Rispondi te, Paola, o rispondi la dottoressa Laimo, sì, che risponderà. Okay, perfetto. E poi dopo passiamo alle magistrali, successivamente alle domande per le magistrali. Allora, prima di rispondere a quelle due domande, vorrei almeno due parole per spiegare meglio che cos'è la figura dell'ostetrica. Non è ostetrico, anche se è aperto agli uomini, però la dicitura è ostetrica, bisogna sottolinearlo. È una figura antichissima, ovviamente, e in Italia è regolamentata dal profilo professionale, che ne stabilisce quale sia l'ambito di intervento, e dal codice deontologico, ovviamente. Quindi l'ostetrica è la professionista che per eccellenza si prende carico della salute, della promozione e della tutela della salute della donna durante tutta la sua vita, in campo sessuale, riproduttivo e dell'età riproduttiva. In generale, comunque, sono soggetti di cure da parte dell'ostetrica non solo la donna, anche il bambino, dal momento della nascita in poi, in più in generale nell'ambito della famiglia e anche della comunità. Diciamo che si occupa soprattutto in termini di autonomia e responsabilità nell'ambito della fisiologia. Proprio il confine della fisiologia nell'ambito ostetrico e dunque relativo a gravidanza, parto, postparto, un puerperio e neonato fisiologici, nell'ambito della ginecologia, quindi durante tutto l'arco della vita della donna, dalla nascita fino alla menopausa, al climaterio, e il neonato fisiologico. Quindi quello che caratterizza questa figura professionale è proprio la sua potenzialità di agire in autonomia e decisionalità nell'ambito, ripeto, della fisiologia. Quindi lavora in termini di autonomia nell'ambito della fisiologia e partecipa invece nell'ambito di un'equipe professionale e interdisciplinare nell'ambito della patologia. Gli sbocchi quali sono? Sono sia nell'ambito delle strutture sanitarie, sia pubbliche che private, oppure anche come libera professionista. Ecco. Le domande che erano, allora, una domanda che c'era stata fatta una studentessa che evidentemente ha frequentato il primo anno di infermieristica e chiedeva se alcuni esami possono essere convalidati. Ovviamente la risposta è sì, solo alcuni, quelli in particolare quelli di base, perché sono in comune, e quindi sicuramente sì. Quelli che sono invece professionalizzanti non possono essere riconosciuti. Per quanto riguarda il tirocinio clinico, no, non viene riconosciuto, bisogna farlo completamente. Un'altra studentessa appunto chiedeva
se non si riesce ad entrare, quali possono essere le alternative se non si riesce ad entrare. Beh, intanto concentriamoci sull'entrare, il più possibile prepararsi ai quiz. Inutile disperdersi in studi diversificati, eccetera. Ci sono testi già predisposti per le professioni sanitarie e sono simili per, sia per l'ostetrica che per il corso di infermieristica e prevedono tutti i quiz di tutte le varie discipline. Bisogna allenarsi e farli per molto tempo, ecco, questa è la possibilità. Se non si entra, che dire, o ci si iscrive a un altro corso di studi che non è a numero chiuso e magari che possa avere attinenza e poi si cambia, se no sinceramente è difficile dare una risposta, è una scelta un po' personale. Ci sono altre domande? No. Per l'ostetricia no, a posto. Perfetto, allora siamo stati esaustivi. Allora, ci sono delle domande sia per Biotechnologies of Human Reproduction che per Biologia Sanitaria. Forse per Biotechnologies un po' meno, quindi non lo so se si vuole... vuole rispondere la professoressa Paola Piemboni alle domande delle Human Reproduction, visto che certo. E dopodiché passiamo, magari continuiamo e lasciamo lo spazio tutto per la biologia sanitaria, per rimane insomma chi è interessato alla biologia sanitaria. Va bene. Certo. Il percorso di Biotechnology of Human Reproduction, come è stato detto, è una prosecuzione della formazione di una laurea magistrale, con una laurea magistrale di quello che avete iniziato eventualmente nel percorso delle biotecnologie o delle scienze biologiche. C'è uno studente che mi ha chiesto se i tecnici di laboratorio biomedico possono accedere a questo percorso di laurea. Sì, possono accedere, ma devono integrare dei crediti, perché ci sono, secondo noi, delle necessarie conoscenze in ingresso che poi consentono di svolgere adeguatamente il corso di laurea, di seguire insomma la formazione successiva. E è un corso, come abbiamo detto, in lingua inglese. Il certificato di livello B2 della lingua inglese si può ottenere una volta entrati all'interno di un percorso con il Centro Linguistico di Ateneo, che è una struttura importante che si dimostra sempre molto disponibile sia nei corsi, diciamo, ordinari che per cose un po' eccezionali, come avevamo chiesto quest'anno per gli studenti del primo anno, perché questo effettivamente sarà il terzo anno di avvio di questo corso. Chi è entrato fino ad oggi doveva raggiungere poi addirittura il livello C1, che è un livello molto elevato, che sembrava fosse obbligatorio, ma che poi in una seconda revisione del piano di studio è stato rimosso. Comunque il CLA è in grado di aiutarvi per qualsiasi necessità, di fornire corsi ed esami di preparazione che vengono seguiti e sostenuti dopo l'ingresso. Quindi una volta, o se provenite da una laurea triennale tra quelle selezionate, o una volta valutati i vostri crediti formativi in settori specifici, vi potete iscrivere e proseguire il vostro percorso in questa linea di studio e di ricerca, diciamo così. E le immatricolazioni sono possibili fino a dicembre, cioè i corsi iniziano il primo di dicembre, proprio per dare tempo alle triennali di concludere il percorso con la laurea nei mesi di ottobre, eventualmente qualcuno anche nel mese di novembre. Qualcuno mi ha chiesto se consente il double degree. No, ad oggi non consente il double degree, perché non ci sono all'estero corsi simili al nostro. Ci sono dei costosissimi master erogati da strutture di eccellenza come l'IVI, per esempio, di Valencia,
che fa un master di 2 anni, però un percorso, diciamo, privato in qualche senso, e molto costoso, comunque ottimo. Ad oggi non siamo riusciti a interagire in questo senso, anche se abbiamo docenti stranieri di notevole livello, e abbiamo un professore di Siviglia, anche lui sia universitario che direttore di una struttura di procreazione assistita, abbiamo in collaborazione alla didattica un responsabile di laboratorio della Bayer di Berlino che si occupa di reproductive toxicology, quindi insomma delle persone che ci aiutano a qualificare il nostro corso di laurea. E niente, per il certificato risposto, e va bene, le domande più o meno erano queste. Poi per quanto riguarda, volevo aggiungere qualche cosa sul percorso, anche se la nostra studentessa tutor è stata bravissima, volevo solo aggiungere che il percorso prevede sia delle materie di base che delle materie più strettamente correlate alla procreazione medicalmente assistita. Comunque alla fine del percorso avrete una formazione ampia che comunque riguarda una laurea del settore LR9, che quindi dà l'accesso a tutti i tipi di concorsi, alle scuole di specializzazione, al dottorato di ricerca, oltre che proprio a questo settore specifico della riproduzione umana, che sicuramente nel futuro sarà una branca importante della medicina, all'interno, pienamente all'interno del percorso della medicina, come ormai è stato riconosciuto da quando il Nobel per la medicina è stato assegnato a Bob Edwards, che è stato il primo a creare in vitro un essere umano. Per il resto ci sono anche gli studenti tutor, che sono Asia Renzi e Federico Lopresti, che sono 2 studenti del nostro secondo anno, che eventualmente possono rispondere in maniera specifica alle vostre domande. E io rimango a disposizione per eventuali altri interventi e vi ringrazio comunque per il vostro interesse in questo secondo step di studio, che comunque è un proseguimento del vostro cammino. Altri offrono corsi di laurea a ciclo unico di 5 anni, noi abbiamo la chance di offrire una laurea triennale, un proseguimento nell'ambito sanitario, in ambito più specialistico, sempre all'interno del nostro dipartimento. Vi ringrazio e vi saluto per ora. Grazie Paola, sei stata molto esauriente, e come sempre ovviamente, e quindi direi di lasciare la parola a questo punto, se non ci sono altre domande per le lauree triennali, direi di passare parola all'altra magistrale, che è la biologia sanitaria, quindi alla professoressa Eleonora Cavarra, che risponderà a diverse domande, perché ce n'erano erano state segnalate abbastanza di domande per questo corso di laurea, e tra cui anche appunto le differenze con altri corsi di laurea magistrali. Quindi lascerei la parola alla professoressa Cavarra, e comunque ricordatevi che i docenti dei vari corsi di laurea rimangono a disposizione non solo ora, ma anche successivamente. Potete tranquillamente contattarli all'indirizzo mail che era stato presentato nella presentazione, e che comunque trovate anche nel sito del Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, che il sito ve l'ha scritto lo studente tutor nella chat, quindi potete andare tranquillamente sul sito e troverete tutti gli indirizzi di vostro interesse, ci potete tranquillamente contattare in qualsiasi momento. Quindi lasciamo la parola alla professoressa Cavarra. Sì, grazie Federica, e mi sentite, spero. Allora, io ho selezionato un po' di domande, però magari chiedo aiuto a Federica per vedere se controllare di non dimenticare qualcuno per strada. Allora, partirei, la domanda ricorrente mi sembra quella delle differenze tra i corsi di laurea. Sinceramente so rispondere poco.
nella misura in cui, sulle differenze tra una laurea magistrale in biologia, qual è la nostra, e una laurea magistrale a ciclo unico come chimica e tecnologie farmaceutiche, hai già risposto te, direi. Ma fondamentalmente è la professionalità che è diversa, perché una crea la figura di un biologo e una di un chimico, più diciamo un chimico, una chimica applicata, se vogliamo, immagino. Che poi queste due figure possano collaborare su nell'affrontare determinati problemi, sia in laboratori di diagnostica che in laboratori di ricerca, questo è innegabile, ognuno con le sue competenze. Si lavora un po' sulle stesse cose con un punto di vista ovviamente diverso, che proviene da una formazione più biologica o più ovviamente chimica. Per quanto riguarda invece la differenza con le biotecnologie, devo essere sincera, è veramente piccola, nella misura in cui pensiamo soltanto al fatto che entrambe queste figure, queste laureati magistrali, si iscrivono allo stesso albo professionale, il che vuol dire che possono ambire alla stessa tipologia di concorsi e sicuramente svolgere la stessa attività lavorativa. È chiaro che immagino che la laurea magistrale in biotecnologie abbia un punto di vista più applicativo della biologia rispetto a quella a una laurea pura in magistrale in biologia. Per quanto riguarda le altre serie di domande, riguardava un po' la missione. Allora, in realtà noi ammettiamo tutti i laureati triennali con requisiti curricolari un po' diversi. Non basta essere in possesso di una laurea triennale, ma bisogna anche aver acquisito nel percorso di laurea alcuni crediti, un certo numero di crediti in alcuni settori scientifico-disciplinari. Preferirei mostrarvi un'immagine, se posso, che magari è un po' più esplicativa. Ci provo. Spero si veda bene. E, non si vede. Ah, eccola, sta arrivando. Ok. Ecco. Allora, fondamentalmente qui vengono illustrati i requisiti per l'ammissione. Quindi abbiamo due tipologie di laureati, tipologia A e tipologia B. La tipologia A comprende i laureati triennali in scienze biologiche, in biotecnologie e in tecnici di laboratorio biomedico. A questi laureati si richiede di aver acquisito almeno 30 crediti in questo elenco di settori scientifico-disciplinari che vedete indicato, che vanno dalle discipline che sono comunque presenti un po' in tutti i piani di studio, sicuramente pensando al piano di studi delle lauree triennali dell'Ateneo di Siena, sicuramente i biotecnologi soddisfano questi requisiti curricolari perché nel loro piano di studio acquisiscono anche più di... Allora, si vede un po' piccolino, puoi ingrandire un po' l'immagine, ci chiedono? Certo. Meglio? No, non è cambiato niente. Sono andata in proiezione, non posso agire in altro modo, però ve lo dico, nel senso che, allora, i settori, a parte che è scritto chiaramente nel sito, quindi chi ha un interesse specifico può in un secondo momento contattarmi o comunque leggerlo nel sito del corso di laurea. Comunque il concetto è questo, che i laureati in biotecnologie soddisfano quasi sempre i requisiti, i senesi sicuramente, i laureati nell'Ateneo di Siena, perché comunque acquisiscono ben oltre i 30 crediti che noi richiediamo in tutto il loro piano di studi. La stessa cosa vale per i tecnici laboratorio biomedico. Per quanto riguarda i laureati triennali in scienze biologiche,
bisogna fare un po' di attenzione nella scelta dei crediti liberi nel piano di studi, nella misura in cui il laureato in scienze biologiche ha tante possibilità di scelta e allorquando sceglie degli insegnamenti, tra gli insegnamenti a scelta, delle discipline più di ambito naturalistico, può correre il rischio di non rispondere ai nostri, di non soddisfare i nostri requisiti curriculari. Ma per chi ha le idee molto, insomma, già ben chiare, quindi fa una scelta di esami che vanno dalla farmacologia all'anatomia umana, alla fisiologia generale dei sistemi, riesce tranquillamente a soddisfare questi requisiti. Poi c'è la seconda tipologia di laureati triennali, che è la tipologia B, che in realtà riguarda tutte le lauree triennali. Qui ovviamente si richiedono più, per soddisfare i requisiti, di aver acquisito più crediti, 75 crediti formativi, e nella nostra esperienza di tanti anni, a parte le lauree a cui abbiamo fatto riferimento, abbiamo avuto iscritti che avevano conseguito una laurea magistrale a ciclo unico, quale farmacia, e rispondevano ai requisiti, o per esempio laureati in scienze infermieristiche, che però non rispondevano, non soddisfavano i requisiti e quindi hanno dovuto fare degli esami integrativi per poter essere ammessi, ma in linee generali, insomma, per quanto riguarda la nostra tipologia di laureati in ingresso, generalmente vengono soddisfatti in origine. Sulle altre domande, allora, all'ingresso non c'è un numero programmato, quindi l'ingresso è aperto, quindi una volta soddisfatti i requisiti curricolari, quindi fatta la verifica del possesso dei requisiti curricolari, è possibile l'iscrizione. C'è soltanto uno step successivo, che è un test di verifica della preparazione personale, che al quale devono partecipare i laureati in possesso della tipologia B, quindi chi ha una laurea triennale diversa da quelle classiche, che sono appunto scienze biologiche, biotecnologie e tecnici di laboratorio, o anche i laureati della tipologia A che però si siano laureati con un voto inferiore a 95. Se si è laureati con un voto uguale o superiore a 95, si ha l'accesso diretto. Per quanto riguarda le tempistiche, in genere l'iscrizione alle lauree magistrali scade nella seconda metà di dicembre, quindi abbastanza tardivamente, ed è fatta apposta per raccogliere gli ultimi laureati di dicembre delle lauree triennali. E altre cose, i corsi di laurea al primo anno iniziano a novembre, quindi un po' tardivamente, proprio per consentire il più possibile la frequenza delle lezioni ai neoiscritti anche tardivamente. Non c'è frequenza obbligatoria, e questo è importante soprattutto per i tecnici di laboratorio, che spesso si iscrivono già quando già svolgono un'attività lavorativa a tempo indeterminato. Non so se ho dimenticato altre domande, magari se mi aiuti. Che tipi di laboratorio di tirocinio sono previsti? Allora, i laboratori, allora a questo punto, scusate ma mi sono persa nella presentazione. Continuate a vedermi? Continuate a vederla la presentazione? Sì. Allora. State vedendo il piano, perché non vedo più niente io. State vedendo il piano di studi? Piano di studi del primo anno, sì. Perfetto, benissimo. Allora, in realtà abbiamo nel piano di studi degli insegnamenti che prevedono delle ore codificate di laboratorio. Quale ad esempio al primo anno l'insegnamento di parassitologia, di entomologia sanitaria,
ma anche l'insegnamento di tossicologia forense e poi, passando al secondo anno, l'insegnamento di oncologia, scusate, di fisiopatologia 2. In realtà però nell'ambito, un po' in tutti gli altri insegnamenti, è prevista un'attività di laboratorio, cioè di studio guidato dal docente, quindi si va spesso ad osservare in laboratorio quello che da un punto di vista teorico si è già analizzato durante le lezioni frontali. Grossa parte del piano formativo è dedicato sicuramente ad attività di laboratorio che rientrano nella categoria dei tirocini formativi. E per quanto riguarda i tirocini formativi, sono previsti 4 crediti al primo anno di corso e 4 crediti al secondo anno di corso. Queste sono attività di stage che possono essere svolte sia all'interno dell'Università di Siena, che quindi nei laboratori di ricerca dell'università, che all'esterno dell'università, sia strutture pubbliche che private, anche in altre regioni o anche all'estero, nell'ambito dei programmi Erasmus. Si aggiungono questi 2 crediti di conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, che possono essere di nuovo attività di stage o corsi specifici o competenze linguistiche superiori a quelle richieste dal piano formativo, quindi certificazioni linguistiche superiori a livello B2. Tutto il secondo semestre del secondo anno, come accade in quasi tutte le lauree magistrali, quindi ben 6 mesi, è dedicato minimo 6 mesi alla frequenza di un laboratorio finalizzata a svolgere un lavoro di ricerca che sarà poi oggetto dell'elaborato finale, quindi della tesi, che nelle lauree magistrali è una tesi di tipo sperimentale. E questo sarà il laboratorio importante perché prevederà ovviamente la frequenza, una fase, diciamo, di analisi di una problematica scientifica guidata dal docente tutor, laddove il laboratorio spesso prevede competenze multiple da un punto di vista tecnico, quindi le varie problematiche vengono affrontate da un punto di vista biomolecolare, da un punto di vista istopatologico, quindi lì si diversificheranno le varie attività di laboratorio in funzione un po' di quello che sarà la scelta di tesi e desiderata degli studenti. Il piano di studio è abbastanza sicuramente indirizzato sulla conoscenza e lo studio dell'uomo e delle patologie umane e la biologia umana e la patologia che riguarda l'uomo, e lascia un po' di spazio sicuramente alla differenziazione del percorso formativo mediante la scelta di alcuni esami in particolare che vanno dalla microbiologia medica, alla patologia clinica, endocrinologia. E non so se ci sono altre cose. Federica, altre domande? Eleonora, una domanda era quali sbocchi di scuole di specializzazione poteva offrire, che mi sembrava importante. Sì, allora, le scuole di specializzazione sono tutte quelle che sono aperte, quindi le scuole di specializzazione di area medica, riservate ai laureati non medici, la dizione precisa è questa. A Siena abbiamo la scuola di specializzazione in genetica medica, in microbiologia medica e la scuola di specializzazione attivata nel nostro dipartimento, che è quella in patologia clinica e biochimica clinica. Sono scuole di specializzazione che formano le diverse figure di biologo che andrà poi a dirigere i laboratori del sistema sanitario nazionale, perché il passaggio della scuola di specializzazione è un passaggio obbligato nella misura in cui il biologo nell'ambito del sistema sanitario nazionale ha soltanto una figura professionale dirigenziale. Quindi, come accade per i medici,
Il medico senza scuola di specializzazione non può partecipare ai concorsi del Servizio Sanitario Nazionale, la stessa cosa vale per i biologi, perché la figura non è una figura di tecnico, ma è una figura di dirigente biologo, e per questo motivo è richiesta la scuola di specializzazione. L'altro sbocco lavorativo, sicuro di studio più che lavorativo, è quello del dottorato. La maggior parte dei nostri studenti scelgono la strada successiva del dottorato di ricerca, ovviamente in campo delle patologie umane. Non so se ci sono altre domande. No, c'erano quella sui 30 CFU, però mi sembra che sia stato già risposto, quindi se devono essere raggiunti i 30 CFU per accedere, mi sembrava che tu avessi già risposto. Sì. Nel caso in cui non si raggiungano questi 30 crediti, a volte accade, la cosa che si può fare, allora sicuramente con la nuova normativa i debiti devono essere colmati prima dell'iscrizione. Quindi chi si renda conto di non possedere i 30 crediti può fare due tipi di cose, cioè o conseguire dei crediti in esubero allorquando è ancora iscritto alla laurea triennale, o se possibile integrare il piano di studi scegliendo dei crediti specifici, o altrimenti dopo la laurea iscriversi ai singoli corsi di insegnamento che permettono di poter praticamente acquisire questi crediti sostenendo degli esami in alcune discipline, chiaramente in quei settori che noi indichiamo. Direi a questo punto, altre domande non mi sembra di vederle, però prima di lasciare la riunione tutti direi di, anche se non ci sono domande del corso di laurea di tecniche delle prevenzioni e sicurezza nei luoghi di lavoro, direi di dire comunque due parole perché magari qualcuno si potrebbe interessare e potrebbe venire fuori anche qualche domanda su questo corso. Quindi lascerei la parola brevemente al professor Giacomo Lazzeri che vi dirà giusto due parole sul suo corso di laurea, questo corso di laurea. Buonasera a tutti, giustamente è stato dato spazio a quello, all'interesse suscitato dalle domande degli studenti. Concluderei allora insomma con queste informazioni sul corso, aggiungendo alcune cose che non sono venute tra l'altro fuori dal pomeriggio, potrebbero essere utili agli studenti. La frequenza obbligatoria ai corsi, anche quello del tecnico della prevenzione è appunto un corso professionalizzante, la parte pratica, quindi a metà dei CFU di tutto il corso, secondo la 2.40, quindi viene svolta sia nell'ambiente ospedaliero sia nell'ambiente del sistema sanitario nazionale. Quindi i nostri ragazzi iniziano dal secondo semestre a fare attività diciamo sempre più intensamente fino ad arrivare al terzo anno, secondo semestre, che è quasi tutto dedicato alla pratica. Tant'è che poi l'esame di Stato, la prova abilitante, questa è una cosa che vale per le triennali, è contestuale alla discussione della tesi. Quindi l'ultimo diciamo, atto, le ultime azioni che devono essere fatte, appunto questo esame pratico abilitante e successivamente la discussione della tesi. Un'altra cosa che al nostro corso mi preme dire è che è l'unica delle professioni sanitarie che non ha la frequenza obbligatoria alle lezioni frontali. Quindi a tutto quello che è l'attività pratica professionalizzante è frequenza obbligatoria come tutti gli altri corsi, mentre per le frontali è fortemente richiesta, è suggerita, caldeggiata, però non è obbligatoria come appunto per gli altri corsi. Gli sbocchi occupazionali, vedendo anche le emergenze attuali, tutti i nostri studenti, il 90%, 91% si laurea nei tempi della durata classica del corso. Devo dire che ultimamente ci sono stati tantissimi concorsi, quindi praticamente anche sono tutti impiegati, anche se non chiaramente nella regione toscana, ma in particolare nel nord Italia, dove c'è tante industrie e quindi tanti pericoli sui luoghi di lavoro e quindi tanta richiesta, il professionista, quindi laureato in questa disciplina, riesce a trovare sbocco anche nel privato, quindi ogni azienda ha bisogno di un responsabile del servizio di prevenzione, quindi
che rientra poi dalla parte sia formativa che pratica, e come abbiamo visto anche per il Covid-19, quindi la formazione, quindi anche gli aspetti di vestizione, svestizione e dispositivi di protezione individuale sono tutti proprio un campo, e vedete quanto è sempre più importante questo aspetto preventivo e di sicurezza, di tutela, come giustamente è stato detto, ma anche di prevenzione, quindi promuovere dei comportamenti e stili di vita che poi ti aiutano a mantenere la salute. Quindi questi erano, diciamo, degli aspetti che secondo me possono aiutare lo studente anche nelle proprie scelte, quindi approfondire, chiedere anche a studenti più che magari ai docenti su informazioni degli altri anni, di chi c'è già. I tutor fanno un egregio lavoro e dedicano molto del loro tempo rispetto ai propri colleghi anche a questa parte, quindi li ringraziamo, e svolgono chiaramente un ottimo lavoro, e loro vi possono dare quindi il polso reale poi di quello che è la realtà nello studiare nei nostri corsi di laurea. Grazie. Bene, mi sembra che ha aggiunto delle nozioni molto importanti su questo corso di laurea, quindi sì, che invoglia ulteriormente a iscriversi, direi, perché insomma è un corso di laurea veramente anche molto attuale, ecco, sempre più attuale. E poi non da poco che insomma gli studenti trovano facilmente lavoro in breve tempo, quindi è una cosa questa da tenere presente. Sì, ora effettivamente posso, per precisione, visto che poi sarà anche registrata la presentazione e quindi rimane a disposizione, lo sbocco studio successivo è una magistrale delle professioni sanitarie, che però a Siena non c'è più, quindi ci sono comunque in altre sedi, come le altre magistrali, altri 2 anni che poi danno appunto l'equiparazione alla laurea magistrale. Però appunto a Siena questa c'era, ma è stata disattivata. Però è un altro chiaramente sbocco, oltre a quello lavorativo immediato, di poter poi anche accedere alla dirigenza in quello che è il settore pubblico, quindi con i 5 anni, un concorso d'ammissione, altri 2 anni, poi appunto si può passare alla parte poi della dirigenza nel contratto della sanità. Questo per precisione. Grazie Giacomo, grazie. Grazie a voi, grazie a tutti. A questo punto, se non mi sembra che ci siano, forse c'è una domanda? No, non ci sono altre domande, e quindi direi che possiamo chiudere questa giornata, questo evento per il nostro dipartimento. Trovate sulla chat tutti i riferimenti, sono stati scritti sulla chat tutti i riferimenti, indirizzi mail per i vari corsi di laurea, anche oltre che dei docenti, anche degli studenti, e quindi vi potete tranquillamente rimettere in contatto con noi quando avete più chiaro anche il percorso che volete fare, oppure anche per sapere sui test di accesso alle varie lauree di cui ancora non vi possiamo dare la certezze e nemmeno troppe informazioni, insomma. Vi ringrazio a tutti e grazie agli studenti tutor, sì, che sono stati molto molto collaborativi e ci hanno consentito di fare al meglio questa per la prima volta, e si spera anche sia una delle ultime volte che verrà fatto l'orientamento online. Si spera l'anno prossimo di poterlo fare nell'aula, come abbiamo sempre fatto. Grazie a tutti e buona serata.
Hanno chiuso tutti? Sì. Sì. Grazie ancora a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie, grazie Leone, e grazie a tutti. Insomma, alla fine è andata meno peggio di quanto potesse andare, no? Scusate per il disagio, e c'è stato quel piccolo momento. Anzi, volevo scusarmi, non so se c'è ancora la dottoressa da Alaimo. Per l'ostetrico che imperversava da qualche parte. Com'è? L'ostetrico, ho detto che imperversava. No, ma io ho aperto la, tra l'altro l'avevo modificata, l'avevo mandata anche alla professoressa, ma non so perché me l'ha rimesso ostetrico. Però ho cercato di sottolinearlo a voce, spero che non si sia arrabbiato. Non sia così terribile. No, ma poi Lucia ha spiegato cosa fa, che figura è, quindi va bene, mi sembra che sia andato bene, poi hanno tutti i nostri contatti, hanno i contatti degli studenti, vostri, eccetera, quindi qualsiasi necessità, vediamo. L'avevamo corretta la presentazione, però poi è scappata fuori quella vecchia, pazienza, dai Roberta. Non so perché mi è uscito, cioè, infatti ho fatto una faccia come per dire, ma com'è possibile, ho corretta. È ancora lo stetrico. Vabbè. Vabbè. Grazie, grazie ancora a tutte e due. Arrivederci. Grazie Roberta e grazie buon a voi. Momento. Arrivederci. Ciao. Buonasera. Seria per la differenza.